Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di lasciarvi appunto all'episodio di carriera, devo darvi un'informazione importantissima, quindi ascoltatemi bene e come si dice a Roma, appizzate le orecchie. È con il più lieto onore che vi comunico che siamo prontissimi, io e altri 9 ospiti o poco più, per il derby degli YouTuber 3.0. Per chi segue il canale dell'anno scorso ha visto le altre due edizioni che comunque vi lascio qui sopra nelle schede e sotto in descrizione. Sarà tutto registrato in un video, chiaramente verrà caricato sul mio canale il 18 novembre, ovvero il giorno del derby, chiaramente qualche ora prima del derby Roma-Lazio e quindi vedrete tutto come è stato nelle precedenti edizioni. Insomma, per chi non fosse di Roma o comunque per chi non avesse possibilità di venire, comunque troverete il video il 18 novembre sul mio canale. Altrimenti, ragazzi, io ve lo dico veramente con il cuore e fidatevi di me, venite perché ci divertiamo tanto. A questo punto la gente si chiederà: ok, io voglio venire, ma dove devo venire, quando e a che ora? Ve lo dico subito. Allora, il derby e quindi il giorno dell'evento sarà martedì 14 novembre. Perché di martedì? Motivi organizzativi, lo volevamo fare di domenica quell'anno scorso, non è stato possibile. Quindi martedì pomeriggio dalle 17 alle 19 sarà la partita, quindi vi consiglio di venire qualche minuto prima, chiaramente. Ingresso gratuito, gratuito, dovete pagare una lira. E l'unica cosa che dovete fare, vi ripeto, portare striscioni e fare casino, ma soprattutto portare amici e portare voi stessi, dovete venire, insomma. Ma soprattutto appunto dove? Al Circolo Sportivo Mattia Battistini, come le precedenti due edizioni. Quindi in via Mattia Battistini 149. Zona tra l'altro facilmente raggiungibile da tutti, perché anche per chi non fosse di quelle parti, con la metro, linea A, arrivate Battistini, che è il capolinea, scendete 2 minuti, due di numero, a piedi e siete arrivati al campo. Quindi non vi preoccupate, io vi aspetto numerosissimi, mi raccomando non mancate in questa settimana che ci accompagnerà poi al giorno dell'evento, ve lo ricorderò continuamente, io così come gli altri partecipanti, che non vi spoilerò, però chiaramente qualcuno può anche aver capito chi saremo, perché molti saremo delle precedenti due edizioni, ecco perché dovete andarle a vedere. E niente, adesso vi lascio al video, scusate per aver rubato qualche istante appunto dell'episodio, ma era doveroso. Ragazzuoli, se volete sempre restare aggiornati sul mondo del calcio, in particolare su gol, trasferimenti, formazioni in anteprima quando gioca la vostra squadra del cuore, ma anche molto altro, scaricate OneFootball, lo trovate in descrizione, il secondo link. Bella! Buongiorno a tutti, apriamo questa edizione di Sky Sport 24 parlando di Roma e della Roma, perché ieri sera c'è stato un match discretamente importante allo Stadio Olimpico, insomma una sorpresa, una mini impresa degli 11 di Marconi che in rimonta hanno battuto il Napoli di Maurizio Sarri. Insomma, una sfida che era stata caricata e soprattutto alla quale la Roma arrivava nel peggiore dei modi, probabilmente, e sentiamo un po' le parole del tecnico dopo la gara. Una vittoria al cardiopalma, una vittoria fondamentale allo Stadio Olimpico in rimonta. Non è una vittoria che deve farci allontanare tutti i brutti pensieri che ci siamo creati, nel senso che le difficoltà ci sono, vanno analizzate. È stata una vittoria di cuore, è stata una vittoria senz'altro di cuore, perché conoscevamo il valore dell'avversario. Perché siamo andati sotto per le nostre grandi difficoltà e nonostante ciò siamo riusciti a portare a casa la partita e io devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Assolutamente, dobbiamo partire dal presupposto di non aver ancora fatto nulla di importante. Sarebbe un gravissimo errore adagiarsi su questi 3 punti. Parlandoci chiaro, se tu oggi vinci contro il Napoli e poi non vinci a Torino, non va bene. Sarà inutile aver vinto questa partita. Io penso che sia tutta una questione di equilibrio, perché per carità, oggi ci prendiamo i complimenti, così come le critiche, perché anche oggi abbiamo lasciato a desiderare su alcune cose, abbiamo lasciato un po' troppo spazio a loro quando attaccavano, così come altre volte ci siamo presi appunto le critiche, ma ci vuole equilibrio, perché ne ho sentite tante di cose in queste settimane e se fino a qualche mese fa anche io stesso venivo idolatrato in maniera forse esagerata, non posso accettare, anche se poi sono i rischi del mestiere, che oggi mi arrivino commenti del tipo abbassa il livello di difficoltà, perché sono periodi che vanno affrontati. Sono tornato a Roma senza avere la presunzione di vincere tutto da subito, sarebbe stato sbagliato. Forse questa presunzione invece ce l'ha avuta altra gente che adesso è lì un attimino a mordersi le mani, ecco, è ancora presto per fare dei giudizi. Noi sappiamo qual è la nostra strada e dobbiamo lavorare per migliorarci. Bentornati
arrivati con questo settimo episodio di Carriera. Non è un caso che sia il settimo episodio di Carriera ed esca subito prima del 7 novembre, ovvero il giorno del mio compleanno. Vi ricordo di farmi gli auguri se volete sopravvivere anche dopo quel giorno. No, a parte gli scherzi, allora ben trovati in questo nuovo episodio molto importante per la nostra carriera, per la nostra stagione. Perché? Cominciamo, andiamo in ordine, facciamo gli allenamenti. Ho ascoltato molto i vostri consigli, li ho letti tutti i commenti, ho risposto quasi a tutti, non a tutti perché era il tipo impossibile. Però Snoopy, ti prego, stai zitto, sto registrando. E vabbè, saluta, ormai devi salutare pure te, no? Partecipi a ogni santo video. Era un po' che non ti vedevano, esattamente da 2 minuti e mezzo. Ed ecco di qui, mi hai appena rotto un'anca, cane di merda. Quanto ti amo. Ora puoi scendere, Snoopy, per favore, ti senti il re del mondo, scendi. Stavamo dicendo, ho letto i vostri commenti e il consiglio più vivo, e forse anche quello più logico, è stato: scusa, tu ti lamenti giustamente della fase difensiva, e ok, perché non disponi le tattiche per ogni calciatore? Questa è una cosa giustissima. E quindi lo faremo adesso insieme. Allora, istruzioni per i giocatori. Intanto mi avete detto, consigli a De Rossi di non partecipare alla manovra offensiva. Quindi su supporto a manovra offensiva ho messo giustamente resta dietro in attacco, cioè vuol dire che resta comunque il più difensivo lì davanti. Intercettazioni, Daniele in realtà è per caratteristiche uno dei giocatori a farle meglio in carriera, si è reso protagonista per questo, e quindi intercettazioni aggressive direi di farlo. Supporto sui cross, inserimenti per i cross direi di no, resta al limite per i cross, entrare per i cross resta al limite, Daniele può restare benissimo fuori dall'area di rigore. E poi resta in posizione, assolutamente sì, perché ci serve uno che comunque possa rimanere lì. De Rossi è fatto. Per quanto riguarda i due centrali, uno dei due centrali deve essere più aggressivo dell'altro. A questo punto direi intercettazioni aggressive per Fazio, perché comunque anche come stazza fisica si è reso protagonista in positivo in questo avvio di stagione, per arrivare praticamente su ogni pallone, almeno per quanto riguardasse il duello aereo. E quindi per quanto riguarda Fazio aumentiamo, Manolassi in realtà può restare così. E ora fate le istruzioni, un cambio tra i titolari, perché Kolarov ha deluso, a mia grande sorpresa in realtà, perché da lui ti aspetti quello che sta dimostrando nella realtà, quindi solidità, forza, velocità, aggressività, carisma, e molto semplicemente detto tra noi, su FIFA si sta dimostrando un vecchietto che non gli va più a giocare a pallone. E questa cosa mi dispiace per il realismo che FIFA ha sempre avuto e che in questo caso, diciamo, ha lasciato un po' a desiderare. Sono sicuro che per l'aggiornamento di gennaio sistemeranno Kolarov, però per noi ormai è inutile perché Kolarov ce l'abbiamo così, e allora il titolare diventa a tutti i costi Emerson, perché comunque ha dimostrato molto di più e ha dimostrato quello che poi sappiamo e abbiamo visto nella passata stagione. Detto questo, potremo fare sicuramente un investimento, potremo fare un investimento sulla fascia sinistra per un terzino. Quindi, ammessa questa cosa, ammesso il fatto che Alisson sia un problema vero, perché nello stesso caso, come nel caso insomma di Kolarov, non abbiamo non possiamo fare affidamento su Alisson. La maggior parte dei gol che abbiamo preso, detto molto tranquillamente, li abbiamo presi per colpa sua. E allora direi che c'è qualcosa che non va. Consigliatemi qui sotto, ragazzi, però io un'idea già me la sono fatta. E forse gli appassionati, ma soprattutto chi mi segue dall'anno scorso, può aver intuito. Siamo comunque pronti ad iniziare questo episodio. Roma contro Nizza. Il Nizza sorprendentemente sta guidando il girone, la Roma in fondo a 0 punti. Anche vero che la Roma ha giocato 2 trasferte, le più difficili del girone, sicuramente contro Atletico e Chelsea. In questo episodio vedremo Nizza, il Torino e il Crotone, quindi se non ci sono sorprese non vedremo chiaramente la Bologna, ma soltanto queste 3 partite molto più complicate secondo me di quello che possono sembrare insomma da calendario. Quella contro il Nizza su tutte, vista la vigilia dei sorteggi, insomma poteva sembrare una partita abbastanza abbordabile, vista in questo momento con questa classifica sembra proibitiva anche questa. La rimonta della Roma in campionato è iniziata domenica contro il Napoli. La rimonta in Champions League deve cominciare a tutti i costi questa sera, perché il tempo è finito, siamo alla giro di boa. Roma contro Nizza, l'avversaria più insidiosa, si è dimostrata così fino a questo momento del girone, un'avversaria che è riuscita a fermare sia l'Atletico che il Chelsea, e quindi sicuramente dobbiamo stare molto attenti ai francesi che arrivano a questa sfida primi nel girone, è vero a pari merito con altre squadre, ma comunque in testa alla girone per la differenza degli scontri diretti, e quindi stiamo attentissimi. Noi dobbiamo giocare da Roma, stanno molto concentrati anche a quell'equilibrio che è mancato, e lo facciamo con una formazione leggermente rimaneggiata. Alisson in porta con Florenzi, ma va spazio ed Emerson che si sta prepotentemente prendendo il posto di titolare con De Rossi e Gonalon. Centrocampo inedito in questo 4-2-3-1, inedito anche questo con Marez dietro a Dzeko e il Sharawi però degli esterni, quindi sono rimasti fuori Nainggolan e Keita su tutti, potranno sicuramente subentrare
per avere qualche jolly in più, molto onestamente, dalla panchina, così come potrebbe essere un jolly anche Under, e Shaarawy che è nel miglior periodo della sua stagione. Sicuramente deve partire titolare. Questo è la Nizza con Cardinale, Jallet, Marchand, Dante e Sarri in difesa, Mendy, Seri, Melou e Maximin a sinistra, Balotelli e Plea davanti. Vecchia conoscenza tra l'altro di Mister Marconi, Alain Saint-Maximin, per i veterani della canale che se lo ricorderanno sicuramente in quella nostra avventura alla Livorno. Ma è tempo di pensare a questa sfida, è tempo di pensare a Roma-Nizza, alla Champions League. Battono loro, è tutto pronto, finisce l'attesa e si comincia. Roma che ha vinto la sua sfida contro il Napoli, Roma che ha vinto in rimonta tra l'altro, ed è stato un sicuramente segnale importante di andare sotto e reagire. Florenzi subito verticale per Shaarawy che è scappato alla difesa, in rigore, Shaarawy vuole chiudere con il destro, piega la mano al Cardinale, è già avanti la Roma dopo 3 minuti e mezzo, la firma del Faraone che non si ferma più anche su FIFA come nella realtà. Roma 1 Nizza 0 al primo pallone verticale. La mette dentro Stefan che qui è scappato molto bene a Sar. Ottimo guizzo di Florenzi e poi sul primo palo che è teoricamente di Cardinale lo batte. Le tocco per Marez. Poi il cambio di gioco in direzione di Emerson. Si muove Perotti a sinistra. Buon pallone per il Monito. Occhio a Perotti che stessa. Molto bene. Arriva Occhio. Sta arrivando Dzeko. L'ha presa Cardinale. E la Roma si divora la palla gol per il 2-0. Manovra avvolgente da parte della Roma, che è in un gran momento. Attenzione a Florenzi che arriva a rimorchio, servito Florenzi dal fondo, la mette in mezzo ed in gioco sul palo e poi Cardinale salva la sua squadra. Altra palla gol per il bosniaco. Un po' di incertezza qui, allora si distende il Nizza sulla destra con Melou, al centro c'è Balotelli, Melou aspetta lo spazio per il cross, poi la mette dietro e calcio di rigore. È andato giù Melou, fallo di mano vasca, calcio di rigore per il Nizza nel miglior momento della stagione della Roma, neanche di questa partita. È la Roma più bella della stagione, ma calcio di rigore per il Nizza per questo intervento che è in ritardo, ok, ma non ho visto il contatto. Balotelli, momento chiave. Alisson sul pallonetto di Balotelli che gli regala il pallone. Questo rigore può cambiare anche la stagione di Alisson, che ha lasciato molto a desiderare fino a questo momento. Già De Rossi a raccogliere, alimenta l'azione offensiva della Roma con Allon al limite, dentro da Dzeko, chiude il triangolo, sinistro di Gonalon sul palo. E ci mancava il legno oggi. Finisce qui il primo tempo con la Roma in vantaggio solo, e sottolineo, solo per 1-0, perché se Nizza ha sbagliato un calcio di rigore, la Roma ha sbagliato di tutto davanti. Il pallone largo per Balotelli, zona tiro, dentro il pallone, Alisson la tocca, attenzione che sta arrivando Maximin. Maximin non tira né crossa, poi la tiene là da dietro e la palla è sul fondo. Melou si è divorato l'1-1. Adesso gioca il Nizza e gioca pure bene, che si prende palla ottima intanto per Emerson che lascia partire il cross, Cardinale e poi traversa di Dzeko a liberare poi Marzano. Occhio al pallone per Balotelli e la palla è sul fondo. Ancora occasione per il Nizza, ancora Mario Balotelli. De Rossi centrale per Gonalon che ha un po' di campo, preferisce lanciare Perotti, che bella palla di Gonalon in rigore, Perotti al centro e poi in porta per il 2-0. E il Bonito la chiude lui, cercava l'assist per Dzeko, ha trovato però il piede di Cardinale che gliel'ha rimessa lì e allora facile facile il tap-in. Roma 2 Nizza 0, con sofferenza ma almeno questa forse l'abbiamo portata a casa. De Rossi va De Frel senza palla tra le linee, in rigore fino in fondo e Cardinale in porta ancora, 3-0. Grégoire De Frel segna anche lui dalla panchina, questo è molto importante ed è fondamentale il gol per l'ex esterno, o meglio attaccante, perché non ci dimentichiamo che lui non è un esterno ma è una prima punta adattato in quel ruolo, quindi lo sta facendo egregiamente. 3-0 della Roma con De Frel, questo è un gol molto importante più per lui che per la causa giallorossa, perché probabilmente in 7 minuti Nizza non avrebbe avuto il tempo di pareggiare la partita. Tanto Moreno per Fazio, forse sì in questo finale, per non lasciare proprio nulla di casuale, nulla al caso, non voglio prendere gol, è importantissimo anche questo. Comunque l'autore di Dante non è gol di De Frel, quindi discorso inutile, quello che ho fatto fino adesso va bene così. Come un gatto in tutta questa partita Alisson, l'abbiamo criticato quando serviva, oggi bisogna lodarlo, come la Roma che vince 3-0, come i tre punti, come i tre fischi,
contro un ottimo Nizza, questo va detto, ma è una grande Roma quella di stasera, una Roma che porta a casa i primi 3 punti del girone di Champions. Il Nizza resta a 4 e quindi chiaramente non sarà più la capolista della girone. Adesso abbiamo fatto il nostro, 3 punti in 3 partite sono comunque pochi in questo girone qui, ma è un girone che fortunatamente in parte ci ha anche aspettato. Basti pensare al pareggio della scorsa settimana tra il Nizza e il Chelsea, e quindi adesso bisogna un po' vedere cosa succederà nella seconda parte. Concentriamoci sul campionato intanto, perché non basta vincere una partita ogni tanto, bisogna incanalare una buona rimonta, una continuità che la Roma non ha avuto in questo avvio di stagione e che deve avere. La partita di stasera mi soddisfa se è la prima di tante, non se è una tanto. Vincere aiuta a vincere, ecco perché la fiducia dopo i 6 punti in 3 partite contro Napoli e Nizza non manca, manca la continuità. Questa Roma che ha trovato un equilibrio per la prima volta, ed è una cosa che forse è stata anche un po' sminuita, perché l'importante è aver vinto contro il Nizza, indipendentemente da tutto. Però è stato importante anche non prendere gol, la Roma non era mai riuscita a fare questo prima della sfida di mercoledì sera, e allora questo deve essere un segnale importante che la Roma sta tornando, sta trovando un equilibrio che mano a mano doveva arrivare, e che il lavoro di Marconi, il gioco di Marconi sta cominciando anche grazie al vostro aiuto lì da casa e ai vostri commenti infiniti, e io vi ringrazio per questo. Sta cominciando anche ad avere una quadratura giusta. La Roma è ancora al quinto posto, perché chiaramente ha vinto soltanto contro Napoli e Udinese nell'ultimo mese, e quindi questo è veramente poco, e che quindi oggi conferma il modulo quadrato, per così dire, che ha portato la vittoria contro il Nizza, ma soprattutto la convinzione e il gran gioco contro i francesi. E allora 4-2-3-1 con Alisson in porta, Karsdorp che torna lì a destra con Manolas, spazio ed Emerson in difesa, centrocampo non c'è De Rossi, non c'è Gonalon, ci sono Pellegrini e Nainggolan con Keita alle spalle di Dzeko, Richarlison e Perotti, gli esterni confermati, insomma il tridente è quello lì, con Stefan che, ripeto, sta giocando veramente bene ultimamente e merita il posto da titolare, nonostante poi questo significhi lasciare fuori giocatori come Florenzi, come Marez, a turno un po' tutti, insomma. Ancora il Ninja prova a girare questo pallone che però è buono per Belotti, la pressione del Torino è tantissima! E qui tocca Alisson, ma non basta ad evitare un gol bellissimo da parte di Baselli, che ha questi colpi e qui dal nulla ha visto il portiere brasiliano leggermente fuori dai pali. Poi secondo me, adesso prima di vedere il replay, secondo me Alisson è colpevole, perché il tiro può essere forte quanto vuoi, ma lì un portiere la alza sopra la traversa. Vediamo, perché può essere anche che il tiro di Belotti sia talmente forte, vediamo un po'. E qui, oddio, Marconi si recrimina. Questo mi fa pensare, oltre chiaramente al dispiacere per aver preso gol subito, mi fa pensare anche un po' a un rammarico per l'intervento di Alisson, che mi è sembrato un po' goffo. Lotta, poi viene chiuso, quindi c'è Fierro che vuole andare, però ti prova a prenderlo, Fierro però gli è partito, lo insegue ancora Lotto, la tiene però il 17 del Torino, che pallone contro uno adesso con Emerson, ha saltato pure lui, sempre Fierro, dentro da Belotti con il destro, 2-0 per il Torino, 2-0 per il Torino, 1-2 micidiale nel giro di pochi minuti. Qui Fierro si è fatto un cost to cost incredibile, e poi il tocco in verticale per Belotti che è freddo di fronte ad Alisson, sul suo palo si fa battere. È inutile prendersela con Alisson, perché loro non devono arrivare lì, mentre quello di Baselli è un gesto tecnico, questo di Belotti per carità è un bel gol, ma perché è solo poi il tiro praticamente di punta ad anticipare Alisson. Torino 2 Roma 0, avvio shock all'Olimpico Grande Torino per la squadra di Marconi. Grandese, poi lascia del Sharawi, il tocco per Keita che ha preso, ha messo il tubo, bocca a Keita fino in fondo, Dzeko non va al centro va invece Perotti che viene servito, vola in cielo ma non basta, angolo di Sharawi verso il centro, Sirigu su Manolas, lascia lì e la Roma ringrazia, vuole quindi ripartire con Perotti. Dzeko corre Emerson sulla sinistra, questa volta è stato bravo inavvertitamente Perotti a chiudere De Silvestri, quindi ha messo da centro perché da che la gira, paro! In qualche modo, poi rimorchio c'è Nainggolan che carica il bolide, ha preso Bonfazzi. Il movimento di Vlahic, Perotti sul sinistro, Fierro, attenzione fino in fondo, prova il piazzato, traversa, anche il Torino risponde come legna alla Roma. Cambiato la Roma, dentro Marez e De Rossi per la ripresa, con Marez che andrà largo a destra, De Rossi chiaramente centrato a centrocampo, è uscito Keita con Nainggolan che andrà alla tre quarti. Dzeko Karsdorp lo vede, lo manda in porta, deve vedere Redding che tiene abbastanza bene, c'è Nainggolan alle sue spalle, eccolo il pallone, Sirigu su Nainggolan che ha calciato centrale, si gira, spalla la porta Dzeko, poi il pallone buono per Marez, va dentro Edin,
se la fa sportare via con troppa semplicità Maresca, e poi è bravo anche a recuperarla, Nainggolan, El Shaarawy, da Dzeko, arriva dentro il faraone, servito, El Shaarawy, traversa e poi Marez, Sirigu. Calcio d'angolo per la Roma, lo batte El Shaarawy, verso Manolas, colpo di destra, poi Dzeko! Era lì, da attaccante vero, da rapinatore, accorcia le distanze, riapre la partita, il bosniaco che torna a segnare nel momento giusto, ma che gol d'attaccante di Dzeko, che sembrava sapesse che il colpo di testa di Manolas sarebbe andato in quel punto. Rivediamo il calcio d'angolo, colpo di testa di Costas e poi Dzeko da posizione quasi proibitiva, che questa volta però sbaglia, allora li ho bruciati fortunatamente, però non è buono per Shaarawy che da lì può andare al cross, sta arrivando al centro, Marez! Sul fondo! 10 alla fine, dentro da Nainggolan, c'è Dzeko al centro, il servizio è per il bosniaco che deve lottare, finisce per terra, punizione per la Roma, è giallo direi, giallo a Ferrio, che non arriva, anzi sì, ammonito, anzi è Rincon, non Ferrio, punizione per la Roma dei Rossi. Parte la punizione al limite, Marez riesce a colpire, gol! Di Riyad Mahrez, un gol illegale di Marez! E quindi Karsdorp, vediamo se riparte la formazione giallorossa con Karsdorp che deve fare però tutto da solo. 3 di recupero, una falcata clamorosa di Karsdorp sulla destra con Dzeko che va dentro, tiro in fondo, poi il cross che arriva, primo palo Sirigu su Dzeko. È 2-2 tra Torino e Roma, la Roma ha reagito, sotto di due gol è stata in grado di pareggiare con due perle. Quella di Dzeko per posizione è stato bravissimo a trovarsi lì e a segnare un gol da rapinatore del rigore. E poi il gol spettacolo della giornata non è quello di Baselli ma è quello di Marez, perché è il gol che non ti aspetti, così almeno. Intanto Karsdorp per mia felicità diventa un 80 meritatamente, perché sta giocando bene, si sta inserendo bene. Adesso il calendario è dalla nostra parte perché siamo sesti, vediamo un po' la classifica. La Juve conduce con 24 punti, a meno 4 il Milan, poi il Napoli a 18, il Genoa a 18, la Lazio a 17 e la Roma a 16. A pari merito con la Fiorentina, il calendario della nostra perché? Perché ora giocheremo contro il Crotone e il Bologna, due gare casalinghe. Il Crotone è a 0 punti, sta facendo il Benevento della situazione, e mentre il Benevento è a metà classifica, e il Bologna anche a metà classifica con 11 punti, quindi comunque sia due partite da vincere a tutti i costi, perché se vogliamo fare qualcosa di serio in questo campionato dobbiamo agire in questo modo. E poi la trasferta, quella sì, insidiosa, a Firenze, e dopodiché ci sarà anche il derby. Vorrebbe giocare Corlu, ma penso proprio di no, però vedremo, dai. Comunque un minimo di turnover ci sarà, l'importante però è fare 3 punti in casa contro il Crotone. Nainggolan a recuperare subito il pallone con molta foga, ma va dentro da De Frel che si è mosso bene di fronte al portiere con il sinistro! Grégoire De Frel è già avanti la Roma al primo minuto, alla prima palla verticale, la sblocca, e se il gol contro il Nizza non era suo, stasera è tutto suo, il piazzato di De Frel, Roma 1, Crotone 0. Verso la porta Under, stessa sul sinistro, lo fa partire! Il pallone che lambisce il palo e termina sul fondo, bene Under comunque, gli manca solo il gol. Cerca De Frel che si appoggia a Keita al limite, prova a farla girare, Cordaz, e poi è regolare il gol di De Frel che firma la doppietta e firma il 2-0, raddoppio della Roma alla mezz'ora. Roma che ha creato tantissime palle gol in questi primi 30 minuti ed è fondamentale aver trovato anche il raddoppio. Roma che in casa comincia ad avere una quadratura veramente importante. Io sono convinto che la vittoria contro il Napoli abbia fatto benissimo da questo punto di vista. Ok che giochiamo contro il Crotone, ma non va sottovalutato nessuno, e la sicurezza con cui stiamo giocando contro il Crotone mi piace tantissimo. Porta palla, poi centrale, buon corridoio per Keita che vuole De Frel, ancora De Frel al fondo, la mette dentro Itzko. Stavo esultando più per l'eventuale gol di Under che per gli altri due, perché servirebbe al ragazzo un gol per sbloccarsi, poco ma sicuro. Intanto parte Perotti verso il centro, Gonalon! Con sicurezza, con padronanza, fa così col braccio, Roma 3, Crotone 0. Occhio a Gonalon, spazio per crossare verso Perotti, calcio di rigore. La sua rincorsa, il destro, 4-0. Roma che cala il poker anche col monito, che alla mezz'ora trova un gol alla sua maniera su calcio di rigore con freddezza, spiazza Cordaz. Florenzi, zona tiro, prova da casa sua e Cordaz deve alzare sulla traversa per impedire l'Eurogol a Bello de Nonna.
angolo di Under, non è male, Kolarov, poi De Frel, alla fine riesce a segnare la tripletta, 5-0, pochissimo della Roma e nota strapositiva, De Frel alla prima del titolare punta al posto di Dzeko, ne fa 3, occhio al bosniaco che deve anche stare attento. Finisce qui, fischia 1, fischia 2 e fischia 3, 5-0 per la Roma contro il Crotone, manita dei giallorossi, De Frel si porta il pallone a casa, la nota più positiva della serata non è questa, no, a parte gli scherzi, è questa sicuramente, ma anche molto importante che la Roma per la seconda partita di fila in casa tra campionato e Champions League, insomma, non abbia subito gol dal Crotone, ok, non è successo neanche contro il Nizza, però è chiaro che se tu prendi gol, se non prendi gol dal Crotone hai fatto il tuo. Se prendi gol dal Crotone ti devi preoccupare, perché comunque hai preso gol da tutti e quindi poteva starci anche subire gol dal Crotone. Non l'hai fatto, bene così, quindi finisce qui e andiamo a vedere un po' se in classifica cambia qualcosa. Juventus che comunque conduce sempre, tra l'altro ha allungato, è vero che il Milan ha una partita in meno, quindi no, non ha allungato, perché potenzialmente il Milan ne recupera. Comunque Roma che vabbè, non cambia tantissimo in classifica, c'è il Napoli che ha perso punti perché è al sesto posto, c'è una Roma che quindi sorpassa i partenopei, una Roma che è al quinto posto adesso in classifica, una Roma che piano piano sta tornando. E allora lasciate un bel pollicione in su per questa bella vittoria contro il Crotone, per questo bel episodio senza sconfitte, e questa comunque è una novità molto importante, ma per la grande reazione che abbiamo mostrato anche contro il Torino, nonostante poi la rimonta non sia stata completata, però comunque è stato importante perché nello scorso episodio ad esempio avevamo lasciato due rimonte a metà, quella contro l'Atletico, dopo aver preso il 3-1 abbiamo segnato il 3-2, ma non è bastato chiaramente, contro il Milan avevamo accorciato e poi abbiamo preso il terzo gol, quindi sapete, è importante anche per una squadra essere consapevole dei propri mezzi e che quando vai sotto in una partita puoi anche rimontarla. E anche quella contro, il discorso è facile, quella contro il Napoli ha cambiato la stagione, perché tu vai sotto in casa e comunque subisci gol, quindi ok, ma poi rimonti e vinci, quindi quello è molto importante. Carattere che la Roma ha, equilibrio che comunque piano piano sta avendo, e questo è importante. Quindi like, commento qui sotto per dirmi la vostra, se non lo siete già iscrivetevi al canale. Questa settimana comunque usciranno cose molto interessanti, preparatevi perché la settimana è del mio compleanno, quindi magari escono cose fighe. Un bacione e bella, ragazzi.